che la mia delega assessoriale non comprende solo il capitolo dell'urbanistica, ma comprende anche il decoro urbano e l'arte contemporanea. È una cosa alquanto strana questa, perché la nostra città, dovete sapere, che è la prima in Italia, e mi sarebbe piaciuto che la stampa locale lo mettesse in evidenza, è la prima città d'Italia ad avere istituito la delega all'arte contemporanea. Non ce ne sono altre città che hanno questa delega. Per quale motivo? Perché la nostra città purtroppo è carente in quest'ambito. Voi notate, noi per la parte archeologica abbiamo il Museo Paolo Orsi, per la parte medievale moderna abbiamo la Galleria di Palazzo Bellomo, ma non si è mai fatto nulla per ciò che riguardasse la modernità e la contemporaneità in particolare. Per cui se io dovessi dirvi dobbiamo vedere le opere di Poi di Mani, di Salvo Monica, di Giovanni Migliara e così via, o di Francesco Trombadori, chiarista della scuola romana, compagno di Giorgio De Chirico, non saprei dove mandarvi. Allora ci siamo accorti di questa carenza e d'intesa con il sindaco abbiamo istituito questa delega che si sta occupando della istituzione di un museo d'arte moderna e contemporanea. Venerdì scorso abbiamo fatto la delibera istitutiva. La stampa ne ha parlato e a giorni ci incontreremo ancora e lo faremo a Villa Reimann, perché vorrei farvi vedere i locali che saranno destinati a questa istituzione e mi piacerebbe anche spiegarvi quale potrebbe essere il criterio espositivo. Non nasce solo un museo d'arte contemporanea con le donazioni, ma nasce anche un laboratorio di restauro, una biblioteca d'arte e una biblioteca del catalogo d'arte. Anche questo è importante. Se voi volete sapere a Siracusa, nella nostra città, che cosa ha fatto la Biennale di Venezia 10 anni fa, non sapete dove andare a reperire il catalogo. È un fatto strano questo, perché se noi parliamo di eventi nazionali o internazionali, deve esserci nella nostra città la possibilità di reperire i relativi documenti. E quindi la biblioteca del catalogo d'arte all'interno del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea. Ci tenevo a dirvi la premessa dei nostri ragionamenti, perché è una cosa di cui si è parlato in questi giorni e mi piacerebbe anche nel corso del dibattito approfondire questa problematica. La ragione comunque principale per la quale ci incontriamo oggi è quella relativa alla presentazione della prima bozza del regolamento per la tutela del decoro e dell'igiene urbana. Devo dirvi che anche qui abbiamo un primato, perché la nostra città non ha mai avuto un regolamento per il decoro urbano, mai. Quindi è la prima volta che ci proviamo a farlo. Avendo avuto io quest'altra delega, ho cercato di dare significato a questo compito, perché sapete, avrei potuto dire ma io già l'urbanistica mi assorbe tanto, le altre cose ci sono, quando ho tempo le faccio. Non è così, perché se uno riceve una delega evidentemente la deve portare a buon fine. E quindi con il dirigente del settore, che è l'ingegnere Emanuele Fortunato, vi presento, e con il funzionario che se ne è occupato e che è il geometra Giuseppe Sanfilippo, ci siamo messi di buzzo buono. E che cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo raccolto di fiore in fiore all'interno della nostra amministrazione. Sanfilippo, scusi. Presti Filippo. Giuseppe Presti Filippo, che avevo detto io. Presti Filippo. No, Sanfilippo era un'altra cosa, diciamo. Ma che fai con Sanfilippo tu? Accontente dei miei oggi. Allora, e allora dicevo. Abbiamo raccolto di fiore in fiore già all'interno della normativa comunale. Perché certo, non devo spiegarla a voi, lo sapete meglio di me, ma già l'assessorato all'agricoltura ha il suo piccolo regolamento, come l'assessorato ai lavori pubblici, come l'assessorato a Ortigia, come i vigili urbani, ognuno ha un piccolo regolamento interno con 4, 10, 50 norme e così via che riguardano il regolamento urbano. E allora la prima cosa che abbiamo fatto è stata questa: raccogliere di fiore in fiore all'interno della nostra amministrazione. Non potevamo pensare delle cose diverse rispetto a quelle che già esistono dentro l'amministrazione, e quindi le abbiamo calate all'interno di questo mosaico che è un insieme di tutti i regolamenti esistenti. Quindi abbiamo fatto anche un po' di ordine, abbiamo istituito un piccolo codice, visto che non c'era stato questo riordino nel passato.
sempre di fiore in fiore abbiamo cercato di capire che cosa hanno fatto le altre amministrazioni in Italia, le amministrazioni virtuose. In quel pacco che dovevo portarmi c'era proprio questo, raccolto abilmente da Pino. Cioè abbiamo cercato di vedere, ma le altre amministrazioni importanti d'Italia dal punto di vista del decoro urbano come hanno fatto? Torino come ha fatto? Parma come ha fatto? Ferrara come fa? Insomma, ci siamo posti questa domanda e abbiamo cercato di capire caso per caso come si sono mossi e come si vanno muovendo nel momento attuale. Devo dire che con qualcuno poi, conversando, indagando, sono nate forme di collaborazione interessanti, come ad esempio con la città di Parma. Siccome ci siamo sentiti nel momento del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, sta nascendo addirittura un gemellaggio, quindi quando prima voi vedrete a Siracusa il sindaco di Parma con il nostro sindaco, che sigilleranno, diciamo, questo accordo destinato a gemellare le due città, quindi faremo questo. Perché questa cosa del bicentenario di Giuseppe Verdi? Perché voi sapete che Giuseppe Verdi è nato in provincia di Parma e noi avevamo in quel momento, nel momento in cui trattavamo col sindaco di Parma, una mostra a disposizione, una mostra che ci veniva offerta da due gallerie, la galleria La Calandra di Ispica e la galleria Quadrifoglio di Siracusa. Allora avevano organizzato una mostra dedicata a Giuseppe Verdi. Con il sindaco di Parma ne abbiamo parlato, certo avremmo voluto che lui fosse presente durante l'inaugurazione, però i tempi erano troppo stretti, ma in ogni caso le cose le abbiamo fatte tutte. La mostra l'abbiamo inaugurata da un lato e dall'altro lato abbiamo stretto il rapporto col sindaco di Parma per il gemellaggio. Parma è una delle città virtuose dal punto di vista del decoro urbano. Loro, che vi devo dire, curano persino quella che è la qualità del materiale dell'insegna. Quindi non esiste che ci sia un commerciante che faccia l'insegna di plexiglass e la appiccichi come vuole davanti al negozio. C'è una precisa normativa, ci sono disposizioni che vigilano su tutto questo e ci sono indicazioni dell'ufficio tecnico in merito ai materiali, alle dimensioni, al colore, eccetera, eccetera. A noi interessa avere questo tipo di rapporto, perché evidentemente entriamo nel merito di quelle che sono le questioni che già loro hanno risolto. Sapete, a scuola si guardava sempre il compagno più bravo per cercare di capire, insomma, se a furia di strofinare il rame con l'oro anche il rame può diventare oro. Insomma, il tentativo era questo, quello che facevamo da ragazzi. Anche in questo caso, voi capite, avvicinarci alle amministrazioni virtuose per noi è importante, perché prendiamo il meglio di quelle che sono le loro attività, e nel campo del decoro urbano devo dire che Parma è una delle più interessanti. Così abbiamo fatto con altri comuni, così abbiamo fatto anche con piccoli comuni. Dovete sapere che i comuni più virtuosi dal punto di vista del decoro urbano sono quelli piccoli. Ne abbiamo scoperti in Sicilia, ne abbiamo scoperti in Calabria, si sono fatti i loro regolamenti, sono regolamenti rispettati, eccetera. Quindi abbiamo fatto questa indagine e anche qui abbiamo fatto di fiore in fiore. Sapete come fa l'ape? Questo pezzetto ci è piaciuto nel comune di Sambuca di Sicilia e l'abbiamo preso, questo pezzetto nel comune di Partinico e l'abbiamo preso. Quindi abbiamo fatto questa composizione. Certo, adesso voi avete la prima bozza. Voi avete la possibilità di guardare questo primo mosaico che noi vi proponiamo. È pieno di refusi, eh? È pieno di refusi, pieno di errori, pieno probabilmente di elementi contrastanti all'interno. Non per nulla è una prima bozza, perché voi lo dovete, assieme a tutti gli altri cittadini, si intende, lo dovete emendare, correggere, integrare. I consiglieri comunali avranno il compito arduo di guardarselo tutto e controllarlo rigo per rigo, dopodiché ce lo correggeranno anche loro, lo integreranno, e quindi alla fine il mosaico che noi consegneremo alla città sarà un mosaico voluto da tutti, non quello, diciamo, voluto da noi. Noi stiamo lanciando la proposta, questo è un momento di lancio della proposta. Poi saranno i cittadini, sarete voi, i consiglieri comunali, a dirci quale sarà la stesura finale di questo documento. Quindi ecco, questo è il valore di questo documento. Non è definitivo, non è attuativo, è solo propositivo. Però se la proposta è buona,
può evidentemente prendere sostanza, prendere consistenza e diventare un atto importante per la città. Che cosa contiene? Contiene un po' di tutto. Qui si parla di colori, voi vedete a un certo punto si dice non il verde squillante, non quello. Quante volte vi sarà capitato di guardare in giro l'edilizia recente della nostra città e vedete che c'è una facciata blu? Oppure, che ne so, qua io ho visto tempo addietro a Piazzale Marconi a un commerciante era venuto in mente di fare tutta la parete zebrata, una fascia gialla e una fascia rossa. Poi, giustamente, un po' tutti gliel'abbiamo detto, ma guarda, questa cosa non funziona, e quindi ha dato una mano di calcio a tutto. Ora, l'immagine della città è un'immagine composta da una miriade di interventi privati. Cioè ognuno di noi nel passato e nel recente ha contribuito e contribuisce a realizzare l'immagine urbana. Vi ricorderete voi di quello che dicevano i vostri nonni, i vostri genitori: ma Siracusa era una città pulita, Siracusa era una città raffinata, oggi invece Siracusa è una città sporca, è una città volgare e così via. La città la facciamo noi, la facciamo gli amministratori e i cittadini, tutti quelli che abitiamo in questo luogo. Siamo autori dell'immagine urbana. Sapete come dicono i pittori, parlando di un ambito di cui mi occupo io quotidianamente? Che colore hai nelle mani? Blu, hai usato il blu. Quindi significa che ognuno di noi si porta appresso il colore che usa nella sua quotidianità. E allora, se l'immagine della città è questa, vuol dire che l'abbiamo partorita noi. Non è la città dei catanesi o dei palermitani, è la città dei siracusani. E io dico che forse i cittadini negli ultimi tempi si sono allontanati da quella che è la gestione della cosa pubblica, hanno lasciato fare ad altri per molti versi e per altri versi hanno fatto loro sbagliando. Una regola ci vuole, perché se l'immagine deve essere coerente, deve essere sobria, deve essere decorosa, evidentemente ognuno deve fare la sua parte, deve fare la sua parte e capire innanzitutto com'è nata questa città. Io accenno solamente al colore, giusto perché si possa capire quelle che sono le problematiche affrontate. Nel nostro territorio i colori erano la pietra bianca, e c'è ancora, oppure la tegola giallina, che deriva dalle cave d'argilla vicino al mare. Voi sapete che noi abbiamo tutta la zona all'interno del porto che è caratterizzata da cave d'argilla, cave naturali, per cui i nostri ceramisti prendevano l'argilla lì dalle cave alla dal mare, la infornavano e facevano le tegole oppure ad esempio le quartare. Voi avete visto che venivano gialle, di colore giallo, perché è una argilla che è piena di sale, è salmastra, anche a Lentini era così. Poi invece che cosa è successo? Che sono arrivate le tegole rosse, che non appartengono al nostro territorio, non appartengono alla nostra immagine urbana. Per quanto riguarda invece i colori degli intonaci, derivavano da due terre d'ocra, quella gialla e quella rossa, mischiate a volte alla sabbia pozzolanica o alla calce, davano questi colori un po' neutri sul rosa o sul giallo che abbiamo nella nostra architettura. Io, per carità di Dio, non è che voglio dire ora la città la dobbiamo mantenere così, io non voglio il moderno, eccetera, per me tutto possiamo fare, ma l'importante è che sia giustificato. Se io vi dico la terra d'ocra gialla è giustificata, perché nel nostro territorio, se mi dite vogliamo utilizzare il verde turchese me lo dovete spiegare. Se me lo spiegate, c'è una ragione per farlo e si inserisce in un'immagine coerente, ben venga anche quello, ma evidentemente deve essere giustificato, non può essere il capriccio di qualcuno che vuole mettersi in evidenza in quello che è lo spazio urbano. I colori, ma dico poi le insegne, ma poi dico l'impiantistica, perché non riguarderà solo i cittadini normali questo regolamento, riguarderà anche le istituzioni, perché qui se ne sono fregati un po' tutti. Questa mattina con l'ingegnere Fortunato abbiamo visto un pezzo di canale, forse Galermi, che si libera subito dopo il Teatro Greco, allagando strade, allagando case e così via. Insomma, da chi dipende questa cosa? E ci stiamo informando, questa mattina stiamo cercando di indagare per capire da chi dipende, se è il Genio Civile, se è la sovrintendenza, se siamo noi comune e così via. Cioè a un certo punto, sapete, lo spazio urbano, noi lo dobbiamo controllare tutto, lo dobbiamo vigilare, e siccome non siamo solo noi ad avere la gestione delle cose, dobbiamo capire certe cose, chi è che le deve gestire, che cosa deve fare, se deve intervenire puntualmente, se si deve raccordare con altri e così via. Quindi se devono essere applicate sanzioni? Le sanzioni vanno applicate perché sono un deterrente importante. E in questo regolamento ci sono sanzioni? Ci sono anche le sanzioni. Perché ci sono anche le sanzioni?
Perché evidentemente se tu parcheggi la macchina in doppia fila e sai che viene sanzionato, tu appena ti prendi la prima multa, alla seconda non ci arrivi, perché evidentemente una sanzione è un deterrente, tocca le tasche, ci tocca nel vivo e quindi ci stiamo attenti. Ora, la sanzione non è un fatto punitivo, la sanzione è un fatto educativo. Chi è che si è inventato la sanzione voleva educare i cittadini. Allora io dico, se i piccioni sono animali selvatici che devastano quello che è l'ambiente urbano, ma proprio lo devastano perché hanno diciamo una attività di avanzamento rispetto a tutte le altre creature del territorio e rovinano notevolmente quelli che sono gli aspetti funzionali dell'architettura. Chissà quante volte vi è capitato di dover chiamare qualcuno per liberarvi le grondaie del tetto. Mi sarà capitato, perché erano piene di guano di piccioni. Ora, lo vogliamo evitare tutto questo? Lasciamo gli animali vivere per conto loro, non interveniamo noi ad alimentarli. È un animale che si sa alimentare per conto proprio, perché è un animale selvatico. L'altro giorno è venuto per dire, ma come fate voi a sapere queste cose? Tu sei onnisciente? No, è venuta l'altro giorno la professoressa Gissara e ci ha spiegato che cosa sono i piccioni. Ci ha detto che sono animali selvatici che si nutrono per conto loro, non hanno bisogno del nostro nutrimento. Per cui, insomma, per ogni ambito cercheremo di sentire quelle che sono le persone giuste. Per cui se c'è uno che si mette al Pantheon con 20 kg di pane, lo smenuzza e lo dà ai piccioni, sta facendo un danno alla città, e allora io lo sanziono. Siccome c'è un regolamento, io gli dico, senti, tu sei tenuto a conoscere il regolamento della nostra città, tu questo non lo puoi fare e non lo devi fare, perché quello che stai facendo tu è un danno. Alla stessa maniera per tutte le altre cose. Quindi il regolamento, ripeto, imperfetto, non è perfetto, lo dobbiamo perfezionare noi assieme, perché se io stamattina venivo qua e vi dicevo questo è il Vangelo, avrei commesso un grossissimo errore. Diventerà Vangelo. Avete previsto insieme, una data? Quando insieme? No. Una data per renderlo data, definitivo? No, cioè, in 3 mesi dovremmo farcela, anche perché poi ci sono i tempi del Consiglio Comunale, perché i consiglieri dovranno guardarlo, come vi dicevo, rigo per rigo, parola per parola, perché quando diventa normativa applicabile, voi capite che toccherà i cittadini, non sarà più una cosa accademica di cui possiamo discutere qui, e quindi diventerà materia applicata al territorio, e quindi tutte le persone, dovrei dire, la subiranno, tutte le persone la dovranno rispettare, e allora a sto punto i consiglieri se lo dovranno guardare. Diciamo 3 mesi di tempo, Gregori, in 3 mesi dovremmo farcela. Noi abbiamo fatto un lavoro importante, l'abbiamo mandato questa nostra bozza di regolamento a tutte le associazioni di categoria, l'abbiamo mandata alle scuole, incontreremo le scuole, parleremo con i professori, per cui insomma incontreremo tutti e con ognuno avremo un confronto per cercare di capire dove dobbiamo aggiustare il tiro. Certo, se non ci sarà una risposta da parte dei cittadini, della stampa, degli esercenti, eccetera, vuol dire che il regolamento non piace a nessuno, non lo vogliamo applicare, non interessa. Ci sarà una squadra di vigili che cercherà, per quanto sarà possibile, di mantenere l'alveo della socialità dentro quel regolamento. Non una squadra di vigili, tutti i vigili avranno il compito di far applicare il regolamento, non una squadra. Tutti i vigili avranno il compito, avranno il regolamento in tasca e lo faranno applicare. Perché è un regolamento del comune. Esatto, non di 4 perché vigili. Di solito uno che vede da fuori ha l'impressione che in questa città chiunque può fare qualunque cosa. Se va lei a Fissione Selvaggia su tutti i muri, ognuno fa pubblicità come perché vuole. Perché lo stiamo facendo? Perché abbiamo notato che ci sono tutte queste cose che non funzionano. Se funzionasse tutto, se noi fossimo in questo momento a Zurigo o a Salisburgo, non ci sarebbe probabilmente bisogno di questo. Io un pomeriggio ero a Vienna ed ero poggiato ad un paletto della luce, ero un po' stanco, mi sono poggiato a un paletto della luce. Una signora, una vecchia, novantenne sicuramente, che era seduta su una panchina di fronte, mi ha guardato. Non ci capivamo per quello che diceva lei, per quello che potevo capire io, ma mi faceva continuamente segno di togliermi la mano dal paletto della luce. Io che danno potevo fare non lo so, però per lei era già un danno che io potevo arrecare poggiandomi al paletto. Per dire, insomma, stiamo parlando di città che sono allenate a rispettare quello che è la proprietà pubblica, il decoro urbano. Noi dobbiamo incominciare, ma non per nulla faremo un lavoro anche con le scuole. Questo era quello che volevo dire. Mi dispiace avervi tediato, però insomma, siccome voi siete il trade union tra
le istituzioni e la città e i cittadini, era importante che voi per primi sentiste questo ragionamento. Disponibilità al massimo. La discussione, ecco, per essere concreti, noi ci porteremo dietro da oggi in poi questo e lo studieremo a casa. Certo. A chi dovrà rivolgersi il cittadino che... Al nostro ufficio. È stato anche inserito... Giuseppe Prestifilippo è il responsabile di questo procedimento. E l'ingegnere Fortunato è il suo dirigente, quindi o al dirigente o al funzionario voi venite, portate... Il cittadino può anche telefonare per dire: guardate che ho letto questa cosa, io vorrei aggiungere. Ecco, lo può fare. Si fa una nota scritta, poi noi la caliamo. Abbiamo fatto una cosa in più, per fare partecipare tutti, non solo le associazioni, gli ordini professionali, la stampa, ma è stato inserito nel sito ufficiale del Comune di Siracusa, dove ogni cittadino può esprimere la propria opinione. Buono. Questo, quando poi sarà chiusa, diciamo, questa campagna di promozione, di diffusione, noi ci metteremo a lavorare raccogliendo tutti i contributi, dal primo all'ultimo. E speriamo anche che voi fate delle grandi critiche. Io mi rivolgo al direttore Valvo. Ma per favore. Le grandi critiche poi alla fine saranno quelle che ci porteranno a renderlo attuabile, perché se noi tutti ci direte che è un buon regolamento, nel momento in cui viene il cittadino e fa una segnalazione o chiede un'autorizzazione e ci sono delle incongruenze, salta tutto. Quindi mi sono permesso su indicazione. Se noi stamperemo degli errori, la colpa è anche vostra, quindi tu sentite responsabile. Io dirò: il direttore Gregorio Marco, è venuto, non ha corretto niente. Abbiamo visto che c'era qualcosa che è ritenuto un po' eccessivo, quando si parla di centimetri quadrati. Anche quelli hanno la loro. Perché si parla di 600 centimetri quadrati. Le Corbusier diceva: ognuno di noi 600 centimetri quadrati sono 6 metri. E non è possibile, da una cosa che ho letto qui. Faceva sedia. Certo, te ricordo. Il però... L'importante è iniziare, e questo c'è qualcosa. Va bene. Alessandro, sei arrivato dopo come? L'hai avuto un librettino? Va bene. È su tutto il territorio, giusto? Certo. C'è un problema che molto, molto spesso deturpa, diciamo, le facciate dei palazzi, dei condomini, eccetera. A proposito, e infatti qua voi l'avete inserito, volevo capire come funziona. Antenne, le parabole, no? E anche gli impianti di condizionamento dell'aria. Ecco, lì, diciamo, è proprio una giungla. Certo che è una giungla. In questo caso, cioè, che cosa si farà? Si faranno delle sanatorie, perché chiaramente, cioè, interviene adesso il regolamento, c'erano magari delle regole che uno doveva osservare, non sono state osservate, che cosa si farà? Si farà un censimento? Che dobbiamo censire? Noi dobbiamo correggere, dobbiamo innestare dei correttivi a questo sistema, quindi li chiameremo uno per uno e cercheremo di correggere il tiro. È normale, se ci saranno delle resistenze ci sono le sanzioni. Palazzi dove ci sono 25 parabole che si vedono. Paola, se questa città la dobbiamo abbellire, dobbiamo fare sul serio. Infatti, il meccanismo. Non possiamo dire: sai, è scritto sulla carta, poi non ne facciamo niente. La carta diventerà legge della città. E quindi chiameremo ognuno a fare la sua parte. Ora esistono anche i condizionatori, hanno inventato dai 5 anni, i condizionatori che non hanno bisogno di esterno. Quindi se nel centro storico, ad esempio, se uno necessita, può anche farne a meno. Vabbè, ma anche con le parabole è così, si fa quella condominiale direttamente, certo, che serve tutti in uno quanti. Degli articoli, diciamo, questo è un problema vero, reale, perché per questo a volte io dico: ci dovete aiutare per evitare poi che abbiamo dei grossi problemi. Allora, lì in un articolo, allora, per quanto riguarda le antenne e tutto, diciamo, la parte che si vede, lì noi cercheremo di, e c'è inserito nel regolamento, che nelle ristrutturazioni degli edifici esistenti ognuno poi deve inserire la centralizzazione, diciamo, delle antenne. Per quanto riguarda poi le caldaie e i condizionatori, intanto è stato vietato nel centro storico, perché voi immaginate, se uno gira in ortigia, ci sono buzze che sono strette di 1,20 m e magari esce fuori 40 cm. Lì ora dobbiamo vedere, giustamente, nuovi no, quelle che ci sono, come
riuscire a stanarlo, sensibilizzare i propri proprietari, a adeguarsi, diciamo. Dare degli incentivi, mettiamo una vecchia, un signore che già ha il condizionatore fuori da l'assessore ha detto questo, allora l'assessore ha detto questo, noi non dobbiamo fare un regolamento che fa sanzioni e che la città, non è punitivo, ecco, non deve essere punitivo, deve essere un regolamento che piace a tutta la città e che viene soprattutto condiviso, perché se non viene condiviso, io vi invito a leggere la premessa che ha voluto fare l'assessore, dove proprio insiste e chiarisce questo discorso di condividerlo con tutti. Per quanto riguarda i famosi contributi, l'assessore ci teneva proprio a questo punto di non utilizzare un centesimo per altre cose che non per il decoro urbano. C'è un articolo dove dice che abbiamo chiesto al settore finanziario, la regioneria, di fare due capitoli, un capitolo di entrata e uno di uscita, in modo che in uno ci vanno tutte le sanzioni relative al decoro urbano, quello di entrata, e quello di uscita, questo capitolo verrà diviso in due parti, una parte, il 50%, che i soldi che sono giacenti là vanno a chi curerà il decoro della propria abitazione, della parte residenziale, e il 50% alle attività commerciali. Daremo un contributo, non mi ricordo se è il 10%, quello è tutto a fondo perduto, diciamo, giustificando. Quindi più multe facciamo. Quindi le multe non andranno a fare altre maggiori storie, saranno così, i contributi. Se ci saranno multe, speriamo di no, vuol dire che la cosa funziona, andranno tutte nel capitolo della bellezza e del decoro della città. Scusi, si parla qua anche di cassonetti per la raccolta, per esempio, dei rifiuti, mi sembra, e via dicendo. Ecco, ma molto spesso, per esempio, assistiamo a cassonetti che dovrebbero essere rimossi perché non sono rotti, non sono più efficienti, eccetera. Quindi significa che interverrete. È un lavoro che faremo d'intesa con il ramo. Come ha detto l'assessore prima, tutto ciò che è stato fatto è sempre in coerenza con il regolamento vigente. Lì noi, questo regolamento, questa parte si integrerà col regolamento che c'è al settore ambiente, certo. E in tutte quelle parti loro di fatto è stata mandata una copia per dare delle indicazioni. Così Paola, è anche un modo per sollecitarli, capito, ad adeguarsi a questa nuova immagine che vogliamo dare alla città. È evidente che noi diventeremo elemento di pungolo per sistemare questa cosa, però dobbiamo integrare le loro disposizioni con le nostre, e quello sarà il risultato finale del regolamento, ma lo faremo. Quindi non ho chiaro una cosa: è da oggi in poi che non si può mettere il condizionatore attaccato al muro, o dovranno essere rimossi anche gli altri? No. Cioè, perché se il regolamento sostituisce tutto quello che era precedente, se precedentemente non era previsto che si poteva mettere appiccicato al muro, teoricamente si può lasciare appiccicato al muro e si può, come dire, suggerire per una questione di decoro e di sensibilità di non rimuovere. Allora, guarda, parlando da amministratore, ti posso dire questo, che appena il regolamento andrà in vigore, praticamente tu ti dovrai attenere a quelle che sono le disposizioni. E non posso più appiccicarlo al muro. No. Okay. Per ciò che invece è stato fatto, cercheremo, come ha detto Pino poc'anzi, di capire di volta in volta con gli interessati come possiamo fare ad adeguarci al regolamento. Ma sono... capito? Quindi io non è che ti multo perché tu hai fatto questa cosa in passato, però io ti invito a venire qui perché dobbiamo sistemare la cosa, perché altrimenti che succede? Che io per il nuovo faccio bella la città, poi mi devo mantenere tutta la cancrena. Quindi è proprio una questione proprio collettiva, capire che è per il bene della città. Per Siracusa sta facendo condivisione, se no resterà lettera morta. Quindi se tutti gli abitanti di Ortigia decidono di non voler togliere i condizionatori, restano i condizionatori, o là si passa alla parte sanzionatoria? Allora, c'è una fase di dialogo, ci dobbiamo capire, insomma, qui non è che siamo la Gestapo. C'è una fase di dialogo, ci sarà anche una fase progettuale, assieme ai tecnici dell'ufficio, e cercheremo di capire come si possano aggiustare queste cose. Se ci sono delle resistenze, si arriva alla sanzione. Noi l'obiettivo lo dobbiamo raggiungere, cioè tu devi partire dal presupposto che stiamo facendo un regolamento per raggiungere degli obiettivi, e io gli obiettivi li raggiungo col convincimento, no? Con l'opera educativa,
catechetica, se vuoi, no, quindi insomma diventa anche così riflessiva. Ma se non raggiungiamo l'obiettivo, passiamo alla dovrebbe situazione. Anche essere prevista una forma di comunicazione di quello che si va a fare. Che la cittadinanza, lei pensa che con un manifesto si arriva ad educare un corso così? No, l'opera di convincimento si fa corpo a corpo. Sì. Non ci sono dubbi su questo. Gianni, quello che non funziona è sotto gli occhi di tutti. Se tu hai fatto la casa blu, io ti chiamo e ti dico: guarda, non c'entra questo blu, lo dobbiamo modificare, lo dobbiamo adeguare ad un sistema urbano complessivo che non comprende questo tono, ma comprende altre gamme cromatiche. È sotto gli occhi di tutti. Tu hai messo il condizionatore in Bella Vista a Piazza Duomo. Io ti mando a chiamare, ti vengo a trovare, con i tecnici ne parliamo, cioè gli errori qui si vedono. Se l'immagine della città non funziona, significa che ce ne accorgiamo tutti che certe cose non vanno bene. Anche i condizionatori del comune. Sì, ma noi per primi, non è che, certo, noi per primi, tutto. Ma io passo qua davanti, quando faccio questo marciapiede, cos'è alla fine? L'Inps, che cos'è il tuo ufficio? Se voi non state attenti, praticamente arrivate che vi state facendo la doccia per quello che scende dal palazzo. Evidentemente scriveremo e diremo: guarda, questa cosa non funziona, ci incontriamo, facciamo venire i responsabili. Gianni, è un lavoro di cucitura che richiede tempo, pazienza, ma dobbiamo farlo. Perché se diciamo: vabbè, questi già l'avevano fatto, ormai sono passati 20 anni e non gli diciamo niente, non concludiamo proprio nulla, no? Specialmente la cosa pubblica. Il medico pietoso lascia sempre il malato difettoso. Paolo, non saremo pietosi. Posso? Pur non essendo parte della stampa, però noi sappiamo che i sistemi di comunicazione di massa sono tali oggi, per cui anche una semplice nota su Facebook viene vista da 5.000 persone. Ora, una delle cose che io ho notato qui è che mancano parametri numerici più chiari, cioè tabelle ce n'è una sola, quella sulle sanzioni, sì. Ma ci vorrebbero ulteriori tabelle, essere un pochino più precisi per quanto riguarda quelle cose in cui si dice comportamenti, oppure altre cose che io qui ho segnato, perché ho avuto il piacere di imbrattare. Queste cose, se non sono numericamente chiare, diventano arbitrio del controllore. E chi controlla i controllori? Va bene, suggerisci qualcosa in questo. Io mando il vigile urbano, decide che il blu è bellissimo. Sì, invece il giallo è imbrattare. Va bene, ho capito. Va bene, assessore, scusi, visto che ci sono altre domande di colleghi, può fare interviste con certo, le facciamo. Facciamo, sentiamo.